Buonasera lettori del Messaggero Veneto, siamo con un grande ospite, Arrigo Cipriani, che è premiato qui al Castello di Spessa per il suo ultimo libro, per il premio Auersberg, un libro che parla di accoglienza ed è un elogio all'accoglienza. Qual è il valore dell'accoglienza oggi e come l'Italia può far proprio questo valore nel mondo? Se la storia dell'uomo è l'architettura, la pittura, la scrittura, io credo che l'Italia sia uno dei paesi che ha la più lunga storia del mondo, e l'accoglienza deve essere la rappresentazione di questo, è la cultura. E la nostra accoglienza deve assolutamente misurarsi con la nostra cultura, altrimenti diventa un'accoglienza dei robot. Non so se lei, in questo momento ci troviamo di fronte a una robotizzazione del servizio, ed è questo che bisogna combattere, perché noi abbiamo una storia immensa, tutti i paesi che ci circondano che hanno una storia immensa, e questa storia deve essere espressa con l'accoglienza. Ha giustamente parlato di robotizzazione dell'accoglienza e quindi vorrei chiederle, adesso a Udine ad esempio si sta molto combattendo sull'apertura del centro storico alle macchine a confronto di un centro commerciale che è il più grande d'Italia. Come rapportare l'accoglienza a questi tentativi di standardizzare il rapporto umano e il servizio al cliente? Se parliamo di centro storico e di un nuovo centro, io credo che il centro storico dovrebbe vincere assolutamente, va bene? Perché c'è poi una cosa da dire in più: la nostra cultura europea, mitteleuropea, eccetera, ha una differenza fra tutte le altre, che c'è la diversità. Ecco, allora ogni centro storico è diverso da un altro centro storico, perché non solo la cultura del paese, ma è la cultura di quel posto lì. Ecco, è la cultura dei cittadini che hanno vissuto lì e che soltanto guardando gli edifici, soltanto vivendo, hanno assorbito in maniera congenita l'accoglienza. Questo è un valore immenso che non possiamo perdere. E l'accoglienza passa anche attraverso una delle eccellenze italiane, che è il cibo. Un cibo che molto spesso è portato anche sui grandi schermi con rischi di derive non sempre attinenti all'originale. Qual è il suo pensiero su questa moda della cucina in televisione? Lei parla degli stellati della guida dei copertoni francesi. Non esistono, non esiste. Quel tipo di cucina lì non è la nostra cucina. La cucina è uno studio del cibo fatto dalle donne, da centinaia e centinaia d'anni fatto dalle donne, e che ha raggiunto nel cervello, nell'ipotalamo di tutti noi, anche dei bambini, di tutti quanti noi, un gusto che esiste. Io do da mangiare una pasta e fagioli a un bambino di 4 anni e vedo che non solo gli piace, la riconosce, anche se non l'ha mai mangiata prima. Questo è un valore che non si può cambiare. Allora questi grandi chef che vogliono far vedere che sono bravi, perché l'unica cosa che fanno, impongono e vogliono far vedere che sono bravi, scompariranno tutti, glielo dico io. La ringrazio molto.